Ciao ragazzi, io sono Marcello, o ancora meglio Marcellino, ed oggi voglio parlarvi dell'Egitto, terra stupenda, dove il sole sorge dal mare e va a nascondersi dietro le piramidi nel deserto. Bellissimo. L'Egitto, terra con un'infinità di storie, a partire da chi ha creato le piramidi, l'antica civiltà, oppure gli extraterrestri, come alcuni gruppi di scienziati oppure studiosi. Di queste cose vogliono affermare oppure dicono, ma non è di questo che vi voglio parlare io, perché sinceramente tra archeologici, questi studiosi, gli extraterrestri già ne hanno dette tante, perciò loro sono anche più all'altezza di me. Ma quello che vi voglio far vedere sono cose stupende che potrete vedere tutti, esperti, non esperti, in questa stupenda terra. Parlo del mare. Il mare è una cosa bellissima, dove troverete animali, pesci e mammiferi, logicamente, stupendi, dove potrete nuotare con loro, fotografare, fare video, cose che vi resteranno sempre in mente. Parlerò di tante cose che ci sono da vedere e soprattutto modo di comportarsi o di stare attento ad alcune cose. Guardate, e se vi piace il video mi raccomando un mi piace, piccolo commento sotto, e continuiamo, guardiamo e ci immergiamo in questo stupendo mondo. Per gli amanti del mare, l'Egitto ha dei posti bellissimi a portata di mano, specialmente per noi italiani che 4 ore di volo e ci troviamo qui. Ma la cosa importante è che non devi essere professionista. Basta che sai stare un pochino in acqua e è una favola, guarda, proprio te lo consiglio. Guardando questo video ti accorgerai e vedrai tante specie di pesci, mammiferi, alla portata di tutti, perché li trovi a basse profondità, perciò come dicevo non devi essere un professionista, un sommozzatore, no, basta che fai snorkel e vedi queste fantasie. Come vedete a tu per tu con queste meraviglie, cose che tutti potete fare e più che altro vivere, perché resteranno in voi per sempre. Una cosa molto importante per chi non è negli alberghi, negli hotel, ma va fuori a fare snorkel, non andate mai da soli, perché non è consigliabile. Può essere pericoloso, ma non per via dei pesci o di chissà che cosa. Può succedere di tutto in acqua, sapete, acqua è acqua, perciò io consiglio sempre un po' di attenzione, essere onesti con se stessi, conoscere le proprie forze ed ammirare tutte le meraviglie. Come vedete in questo video faccio vedere un pochino di tutto. Ci sono cose che si vedono da riva, altre cose che bisogna prendere una barca ed allontanarsi. Perciò quello che voglio dire è sempre con una guida, sempre con qualcuno che sia con voi. Poi se state a riva oppure in posti dove, come negli hotel, c'è la barriera corallina davanti a voi o scendete dal molo, sicuramente non c'è nessun problema. Ma la cosa che mi raccomando, rispettate sempre l'acqua, perché lì purtroppo siamo i più piccoli, entriamo in un altro mondo, un mondo che non ci appartiene, perciò è possibile trovare di tutto, dai bellissimi pesci anche ai pesci più brutti, come poi vedrete. Logicamente il mare non è un acquario, perciò non è che potete scegliere cosa vedere, la cosa che dovete fare è immergervi e avere fortuna di incontrare quello che cercate. Logicamente se andate nei posti giusti le possibilità sono più alte, ma come ho detto, non essendo un acquario, c'è sempre quella piccola probabilità che quello che cercate non vedete, ma non vi dovete disperare, perché prima o poi lo vedrete. La cosa che mi raccomando di più è sempre di stare attenti, perché lo sbaglio che fanno tanti turisti che vengono, subito il primo e il secondo giorno vanno alla grande. Attenzione, fare snorkel oppure immersioni non è come nuotare. Puoi essere un bravissimo nuotatore, ma se non sai fare snorkel non vedrai mai nulla. Tante persone arrivano e sembra che fanno la gara di 100 metri stile libero. Non serve a niente, perché sbattete le mani, sbattete i piedi e quei pesci scappano via. Perciò dovrete imparare a stare tranquilli in acqua il più a lungo possibile, perciò un bello snorkel parte da un'ora a un'ora e mezzo. Risparmiare energie, abituarvi a respirare
il più dolcemente possibile, senza sforzo, senza niente, e vi accorgerete che vedrete veramente delle cose stupende. Siamo arrivati alla fine, perciò se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, seguitemi e la prossima volta parleremo come fare snorkel. Ciao!